Fiorentina decima. Juventus quarta. Che può fare Juve? Può... può andare più uno da Torino. E beh, ci può stare. Allora, che squadre so? Fiorentina, Juve. Dybala 11, Morata sempre a 9. La Fiorentina non c'è manco nessuno. Paro. Porco. Porco. Niente, qui che si è inventato. Micone fuori. Calleona dal primo minuto. Dragoschi fuori. Terracciano. Perde pure questa. E beh, Vlaovic non è più storia, non è più aria. Bravo, fa poi giocare a Kin. Cioè, di basti a ste partite così, o così. Partita che si preannuncia combattuta, tifosi che chiedono a gran voce la vittoria e vedremo se saranno accontentati. Match che seguiremo rigorosamente in diretta qui su EA Sports. Buonasera amici, c'è un cielo Kim, bello, già pure la faccia. Questi capelli, bello, fragile. Un abbraccio da Piero Gipardo, gli amici a casa, e anche a Daniele Dani che mi assisterà oggi nella telecronaca. Saria Team pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni. Non staccatevi dal divano. Vede, no? Aumenta i decibel sulle tribune, si fanno sentire i tifosi. Sarà fondamentale il loro apporto oggi. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono noi, eh? Gol, occasioni da rete, gli 0-0 noiosi. Passaggio più stupido di FIFA, riusciamo a sbagliare anche quello. Ecco Ken. È forte chi? Alla pezza banalmente. Nico! Punta la porta, non lo chiude nessuno. Palla messa Cabral, lo sapevo io. Hanno cercato subito di sbloccarla, ma pallone che finisce sul fondo. Lo sapevo che non segnavi. Ora non resta loro che riprovarci. Io un tech titolare avevo detto. Ecco, uno dei scordato del match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. Vai Bonaventura, sei l'unico penso. Sei l'unico penso, Bonaventura. L'unico che può fare qualcosa. Lascia lì. Torreira, Cabral, Torreira, Cabral. Non può sbagliare. Non può sbagliare. Replay questo che ci permette di apprezzare A quanto? Cabral che sarebbe Vlaovic a 9. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Ma se ricordiamo che Cabral è Vlaovic. No. Tanto è inutile. Cabral che gli avrà rubato 6 gol a Vlaovic. Però è così. Manuel Locatelli. Che grande intervento. Torreira. Grande prestazione. Azione interrotta. Fare meglio. Ottima qui l'imbucata. Decisivo qui, allontana la minaccia. Bala. L'appoggio su Ken. Possono trovare il gol preso. Del pari, attenzione! Ha sprecato una grossa Kenny. Opportunità per il si è rotto qualcuno. Torino, si starà mangiando le mani per questo errore. Già dice cambio. Infortunio di Bala. Eccala Caio e va a finire sotto. Intercetta bene il passaggio e non era facile. L'unico che segna di Bala. Torreira. Torreira, oddio. Non si è fatto sorprendere qui il portiere. Tutto molto bello, il tentativo di pallonetto e soprattutto la risposta del portiere. Dybala. Vuole il lancio lungo, pericoloso.
E per i suoi ricalcare, ma non è buttato finita. Giù, traditore. Che però ancora dalla Fiorentina, Chiesa sta presto. Qui nella tre quarti avversaria. Pallone che è uscito incredibilmente, si era comunque alzata la bandierina. E meno male, Pier aveva commesso davvero un errore imperdonabile. Fallo volare. Vantaggio che non si è concretizzato e dunque l'arbitro assegna il calcio di punizione. Ferma tutto e riconquista il pallone. Occhio alla fattaglia. E che cazzo? Ottima l'idea di Ken verso il compagno. È rotto. A caccia del gol del pari. Entra sul pallone. Mamma mia, bravo Milenkovic. Meno male che è rotto. Era gol quello. C'è la possibilità della ripartenza. Fammi qualcosa, Calleon, te prego, te voglio far diventare titolare. Ti prego, fai qualcosa. Attenzione a Callecon, traversone che non crea problemi al portiere. Piazzola, dritto per dritto. Buonaventura, bellissimo il pallone. Per Nico, che non la puoi crossare di testa, Nico. Mano! Mano! Ho visto tutto! Ho visto tutto! Attenzione alla Fiorentina! Può evitare Spigni, può evitare il passo, il gran passo della... Cabral. Cabral contro Szczęsny. Occhio a Cabral. Decide di non rischiare. Con sicurezza. Antoine. Ha battuto il portiere. Bellissimo. E ci viene riproposto il penalty con questo replay. Malissimo. Ha guardato il portiere. Questo è rotto quello di Bala. Voglio vedere quanto sarà fuori. Sta fuori 3-7 mesi. So cazzi, va a Juve. Se segna solo di Bala. Chi cazzo segna? Vlahovic, quel pezzo di Lego. Punteggio che non è cambiato, Fiorentina avanti. Ma segna poco, sta a 9. Cazzo, titolarissimo era. A metri Cabral, fai un movimento, Cristo. Cerca il pallone profondo. Cabral. Si rinnova l'appuntamento con la Serie A nel prossimo turno, gara che vedrà impegnate Fiorentina e Inter. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Sta riprendendo Galleon, signori, Posso di quella merda di Conè. Sembrava un'azione interessante, come non detto. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Provano a sfruttare bene il campo. Può segnare e rimettere tutto in no! Posizione. È entrato in porta Chiesa. Ha fatto sta Chiesa. L'ho scordato. Gol che stiamo rivedendo. Hanno sorpreso la difesa mettendo palla in mezzo con questo cross. Ne è scaturito una conclusione al volo secca, precisa. E la palla è andata in gol. Il punteggio adesso è di 2-1. Calma. Il gioco dall'altra parte. La domestica. Recupera bene qui il pallone. Attento qui, ferma il lancio di Dybala. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EATV con questo match che promette spettacolo. Due squadre che giocano un calcio propositivo preferiscono attaccare piuttosto che difendersi. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Oh, un passetto in più. Oh, Calleon. Arbitro, rigore. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Niente da fare, il difensore recupera. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro tutti così offensivi. Il rigore mi pare evidente. Mamma mia, Martinez quarta come un gol. L'ho visto. Buono, il pallone recuperato da Bonucci. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. No, guarda, è passata. È il momento. Grande partita, Cabral. Grande partita.
Vai, Conè. Sì. Dai, dai, tre cambi, tre freschi. Dai, scarpina merda. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Ah. Tanto non Match faceva davvero vedere a spettacolare, prescindere. almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Gesù Cristo sceso in terra. Palla riconquistata, possono ripartire. Ancora un quarto d'ora da giocare. Intercetta bene in zona pericolosa. C'è campo Bravissimo per andare, Anastasic. attenzione. Si lanciano agli Mamma mia, spazi. Coneo. Bravo qui a smarcarsi. Piontek. Ferma tutto con questo intervento rischioso. Bravi. Devono spezzare gli indugi se vogliono provare a vincere questo no. match. Arriva Mano. Il calcio Ah. dei Rigore! 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 Troppi errori questa Juve. Troppi errori questa Juve. Spegni, Cresi, non spegni, non giocheremo più. Chi tira? Buonaventura o Piontek? Piontek 73. Gonzalez è troppo importante. Gonzalez. Ci hanno prova la lui. Possibilità del nuovo vantaggio. Ci prova Gonzalez e niente. Niente, la potevamo andare in vantaggio. Per portarsi in vantaggio. Cristo Dio. Non tirare più un rigore Torna Gonzalez, lo sai questo. Si è disimpegnato con calma, senza problemi, su questa girata di Maledizione. testa. Intervento comodo, non è certo così che possono sperare di fargli male. Buono l'intervento di Alessandro. Ancora 5 minuti da giocare. Bernardeschi, palla che viene intercettata. No, Bonaventura. Dai, Cone, che sei fresco. Per scavalcare la difesa. Vediamo cosa fa ora. Icone! No! Al novantesimo, Icone! Che la palla sarebbe uscita. Due minuti di recupero, così... Al novantesimo ha sbagliato. Incredibile. Si riversa in avanti a caccia del gol partita. Manca poco al tempo. Porco Dio. Si chiude qui il match sul risultato.